Questo bel tonno è carico. Ok, ragazzi. Pozioni. Io tutte le lezioni di magia che hai seguito. Pozioni. Ok, va bene. Andiamo a fare pozioni. E poi ci salutiamo. Che sicuramente vi avrò fatto due balle così, sicuramente avrete già chiuso prima, però va bene. Voglio essere positivo. E io vi porto qualcosa di nuovo, insomma, un po' più di innovazione. Comunque, vediamo che succede. Innovazione nel canale, intendo. Aspetta, ma quello è Rowan. Chi è Merula? Ammettilo. Non posso. Dì che sarò una strega più potente di Hogwarts. È razionalmente impossibile. Ho creato vari elenchi delle più potenti streghe di Hogwarts basandomi su più fattori. Sei meno potente di McGonagall, della Sprite e della Madame Pomfrey e di ogni allievo del settimo anno. Sei solo un allievo del primo anno, come me. Io non sono per niente come te. Hai attribuito come punto di attributo coraggio, empatia e ingegno. Non so perché la più potente strega di Hogwarts dovrebbe prendersela con una del primo anno, a meno che non sia insicura. Chi ti credi di essere? Jack è l'unico che può dire di essere il miglior mago. Ma che cacchio dici anche te? Anch'io sono il primo anno. Il professor Fitchwitch a Flitwitch ha detto che ha lanciato il miglior incantesimo a Cinibacchetta del primo anno. Chiedo scusa ragazzi se non so pronunciare i nomi. Mi piace Harry Potter, però non me li ricordo più i nomi. Jack, adesso ho capito chi sei. Sei Jack White, un fratello impazzito e ha svergognato la sua casa. Si è fatto espellere e non si è più saputo niente di lui. Tu appartieni a Grifondoro, ma dai, c'è anche tutto lo stemma. Chi sei tu? Merula Snide, allieva di Seppeverde del primo anno, la migliore strega di Hogwarts. Ho sentito i professori bisbigliare così su di te al banchetto. Presumo che tu credi di essere migliore di me. Dovrei porre fine alle tue sofferenze prima che tu rovini Hogwarts come ha cercato di fare tuo fratello. Non voglio problemi. Non hai scelta. Prendila in giro, minacciala, falla ragionare. Tanto falla ragionare non serve a niente. Prendila in giro, io non sono un bullo, minacciala, no, vabbè. Mi sto innervosendo, sinceramente. Ho rotto le palle. Ah. Amicizia, abilità e successi Hogwarts. Ti avviso, Merula, non cercare di infastidire me o i miei amici, appunto. Oddio, Piton. White! Aspetta, White. Sapevo che avresti creato guai. Professor Piton! Merula se la sta prendendo con il mio amico professore. Vai a lezione di pozioni e sii grato che non ti mando in punizione. Te capì? Grazie per avermi difeso, Jack. Non sono mai stato molto forte, né molto bravo a farmi degli amici. Sono felice che siamo entrambi a Grifondoro. Hai sentito quello che ha detto Merula? Perché i professori avrebbero dovuto parlare di me? Perché i professori avrebbero dovuto parlare di me? Angolo. Non lo so, ma sarà meglio andare a pozioni. Siamo già abbastanza nei guai. Va bene. Andiamo a pozione. Facciamo qualche pozione. Magari pozione della morte, lì. Morte perfetta. No, morte. Com'è che si chiamava? Morte vivente? Non mi ricordo come cavolo si chiamava. Questa è la vostra prima lezione di pozioni. E dallo sguardo sconcertato che avete, potrebbe benissimo essere l'ultima. Diversamente dalle altre lezioni, qui non si agita la bacchetta invano e non si rovinano i nomi degli incantesimi. Siete qui per imparare la sottile scienza, l'arte esatta della creazione di pozioni. Stregate i sensi, ammaliate la mente, tenete la bocca chiusa. Oggi prepareremo una semplice pozione, cura bolle. Sappiate che esigo la perfezione e che ci saranno gravi conseguenze per chi mi delude. Iniziamo. Credi di essere tanto speciale, ma il tuo insuccesso è già assicurato, White. Cosa dovrebbe significare? Lo vedrai.
Ignora la Jack, dopo essere stati rimproverati da Pito, dobbiamo preparare questa pozione perfettamente. Va bene. Inizia. Dimostrazione. Inizia la lezione. Per iniziare a preparare la pozione cura bolle, dovete avere tecnica perfetta. Una tecnica perfetta. Guardate bene. Non costringetemi a ripetere, concentratevi. Ok. No! Ho sbagliato. Ecco, mo si incazza come una bestia. oh, che cosa vuoi? Ho sbagliato. Preparate l'ultima lezione di cura bolle. Mi farà ammanzata. Finite la pozione quanto prima. Voglio vedere quanto siete scadenti nella preparazione della ricetta. Grazie. Sapevo che facevo una figura di merda. Sono curioso di vedervi tentare di preparare la pozione cura bolle. Yeah! Che culo. Non si usavano tipo ingredienti, non la bacchetta. Beh. Ingegno 2. Yeah! Hai imparato pozione cura bolle. Però ho fatto un po' schifo prima. Forse White non è del tutto incapace. Yeah! Ha funzionato! Ho preparato la mia prima pozione, che culo! Congratulazioni, Jack! Per quanto ne so, quasi nessuno ha mai preparato bene questa pozione la prima volta. Aspetta, cosa sta succedendo? Hai raggiunto polvere di bubotubere. Questo mi pare l'inizio di una reazione esplosiva da bubotubero. Esplosiva. LOL. Ah, è stata lei a manomettere, ecco, ha curato le bolle del tavolo. Non avresti mai dovuto essere ammesso nella mia aula, White. E in qualche modo sei persino peggio di tuo fratello. Tuo fratello era un maiale! 10 punti, ma come? Avevo appena preso 10 punti! Madonna! Ma porca di... Merula mi ha sabotato. Alcune scelte richiedono attributi. Questa scelta richiede anche coraggio 2. Ah, questa richiede livelli coraggio pari a 2. Ma se sei solo coraggio. Questo. Ottieni punti di unione. Livelli... Scelta andando in lezione. Ok, questo. Penso che Merula, Snide, abbia meno messo il mio calderone. Assumiti la responsabilità della tua incompetenza, White. Lo farei, ma Merula ha minacciato. Ah, no, sono io! No, lo farei, ma Merula ha minacciato me e il mio amico dicendo che avrebbe fatto qualcosa per farmi bocciare in pozioni. Mi teme perché ha paura che sia più potente di lei. È vero, signorina Snide. Certo che no, ovviamente, secondo te, professore, White è pazzo, quanto suo fratello, è altrettanto deciso a rovinare Hogwarts. La tua famiglia ha presentato bene, Serpeverde, signorina Snide. Ti terrò d'occhio per garantire che tu faccia lo stesso. LOL. Hai fatto la cosa giusta dicendo di Merula. Certamente avresti perso più punti della casa, non glielo avresti detto, se non glielo avessi detto. Andrà sempre peggio, White. Avresti dovuto saperlo che ricoprendo il calderone con la polvere di Bubotubero avresti fatto esplodere la pozione. Io lo sapevo.
Non c'è dubbio che io sappia più ah, che io sia la più importante di prima, no? Mentre tu non sei altro che la vergogna come tuo fratello, ma tazzetto. Potete andare, ne ho avuto abbastanza tutti voi per oggi. Ho perso 10 punti nella casa di Grifondoro. Cosa succederà quando tornerà alla sala comune di Grifondoro? Ti faranno un manzo tanto. Ti faranno uno di quei tanti manzi allucinanti. Affrontare i guai. Capitolare, dopo aver incontrato la bellicosa serpeverde, Benulla Snide, devi trovare il modo di recuperare i punti della casa che hai perso. Che l'avevo recuperati, ora li ho persi. Va bene. Che dire ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi fatto un pochino ridere, che ne so, anche se è molto alla buona. E se vi è piaciuto il video, io proporrei di continuare questa avventura con voi, tanto sicuramente purtroppo non avrò molti feedback, immagino, però magari qualche altra puntata la farò, perché questo gioco qua mi sta davvero divertendo. L'unica pecca, tra virgolette, che come potete vedere in alto a destra, dovrò aspettare che recupero quelle saette lì, quei punti blu, insomma, punti azione. E quindi farò gameplay in base a quante punti azione recupererò. Diciamo così. Comunque, detto questo, io vi ringrazio per aver visualizzato. Mettete mi piace, commentate, condividete se vi va, iscrivetevi, mettete la campanellina. Quando vi iscrivete, mi raccomando, così saprete i miei video quando usciranno, vi avvertirà YouTube, perché se non mettete la sua campanellina, YouTube si fa gli affatti suoi, maledetto, non aiuta a noi piccoli. Detto questo, vi auguro una buona giornata, serata, quello che volete, e ci vediamo in un prossimo video gameplay o altri video in generale. Ciao a tutti ragazzi e alla prossima! Passa al lato scuro della forza iscrivendoti al canale di Jack White 28.